Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Nel video di oggi parleremo di motivazione e vi darò 6 consigli e 6 considerazioni che potete mettere in pratica per sentirvi più motivati. Il primo punto del quale voglio parlare è il mito della motivazione. Quante volte abbiamo pensato che sarebbe bellissimo andare a correre ogni giorno, oppure allenarsi, o imparare una nuova lingua, oppure studiare in anticipo per gli esami? Ma immediatamente dopo aver concepito queste brillanti idee, quando si tratta di passare all'azione, non lo facciamo perché ci sentiamo che ci manca la motivazione. Pensiamo infatti che la motivazione sia la scintilla senza la quale non vale la pena mettersi all'azione o, ancora di più, senza la quale non è proprio possibile mettersi all'azione. La motivazione non è qualcosa che abbiamo a priori, ma è qualcosa per cui dobbiamo lavorare. Essa non è il prerequisito del lavoro, ma è il risultato del lavoro stesso. La motivazione nasce invece dalla soddisfazione che proviamo nel momento in cui abbiamo portato a compimento un determinato lavoro ed è quella sensazione che ci spinge a continuare. Certamente, se guardate un mio Life Study with Me, vi sentite invogliati a iniziare a studiare, ma la motivazione che si viene a creare successivamente è qualcosa che nasce al vostro interno, dentro di voi. La motivazione vera, quella interna e non quella esterna, è quindi qualcosa che viene dopo il lavoro e non prima di esso. Se volete approfondire l'argomento della motivazione, vi consiglio questo libro, The Motivation Myth di Jeff Eden, che io ho letto come ebook e nel quale l'autore spiega il meccanismo della motivazione, va più nel dettaglio, e dal quale io ho preso ispirazione per questo video. Come sempre trovate il link al libro nel description box. Il secondo punto di questo video riguarda la fonte della motivazione. Se la motivazione non è qualcosa che abbiamo a priori e di cui necessitiamo per metterci all'opera, allora dove troviamo la motivazione? La ricetta per sentirsi motivati ha un solo ingrediente: il successo. Non sto parlando del successo assoluto che cambia la vita, che ci fa diventare qualunque cosa vogliamo diventare nella vita. Mi sto riferendo a quei piccoli successi quotidiani, quelle indicazioni del fatto che stiamo facendo progressi. Sono quindi quei successi che costellano il nostro percorso di miglioramento verso i nostri obiettivi. Si tratta di quella sensazione positiva che ci coglie dopo qualche giorno di allenamento, quando vediamo che magari riusciamo a correre meglio e con meno fatica, oppure dopo aver studiato una lingua per un paio di settimane, quando ci accorgiamo che riusciamo già a mettere insieme delle frasi. Sto parlando proprio di questi piccoli successi che devono essere notati e celebrati perché è proprio da essi che scaturisce la motivazione a continuare. In questo senso, occorre distinguere il successo come obiettivo, scopo finale e riconoscimento esterno dal piccolo successo quotidiano del quale tendenzialmente solo noi ci accorgiamo. È questo secondo tipo di successo, quindi il piccolo successo quotidiano, che rende piacevole il nostro processo di miglioramento e dal quale scaturisce la motivazione a continuare. L'altro tipo di successo, quello esterno, ad esempio il voto ad un esame, sicuramente ci rende soddisfatti e fieri di quello che abbiamo raggiunto, ma non ci motiva più di tanto se non siamo stati in grado di percepire e celebrare tutti i piccoli successi lungo il nostro percorso. Se non si assaporano i piccoli successi della nostra vita quotidiana in vista dei nostri obiettivi, forse non si riusciranno neanche ad assaporare i grandi successi, quelli che avremo al raggiungimento dei nostri obiettivi. Oppure potremmo rischiare di mollare, di non continuare, perché ci sentiamo sfortunati visto che non siamo mai motivati e la motivazione non viene mai a farci visita, quando in realtà la colpa non è della motivazione, ma è semplicemente nostra, perché non siamo stati in grado di creare quella motivazione assaporando i nostri piccoli successi quotidiani. Quindi l'unico modo per essere motivati è quello di mettersi al lavoro, anche se non si ha voglia, ma evitare di procrastinare, e farò presto un video sulla procrastinazione, e poi assaporare i successi che derivano dal nostro lavoro. Il terzo punto che voglio toccare oggi riguarda il rapporto tra motivazione e abitudini. Infatti, il discorso sulla motivazione è strettamente collegato a quello sulle abitudini, delle quali vi ho parlato in un altro video su YouTube che vi consiglio di andare a guardare nel caso in cui vogliate qualche informazione in più. Riprendendo il meccanismo delle abitudini, che è formato da stimolo, routine e premio, possiamo facilmente capire come nel
caso della motivazione, il successo sia il premio che ci spinge a mettere in atto nuovamente la routine. Se questi concetti non vi sono chiari, andate a guardare il video che ho menzionato prima, vi sarà molto utile. Quando ad esempio abbiamo studiato qualcosa di nuovo e siamo riusciti a comprenderlo, abbiamo fatto active recall e quindi abbiamo avuto successo, quel successo ci dà la motivazione a continuare a studiare anche nei giorni successivi, ve lo garantisco. Nasce quindi una motivazione che ci fa desiderare quel successo e quindi ci spinge a lavorare sodo, creando piano piano una routine di studio. Così facendo continueremo ad essere motivati e a procedere verso i nostri obiettivi. L'importanza delle abitudini in relazione alla motivazione si ritrova anche sul piano della forza di volontà. Infatti, come avevo già menzionato nel video sulle abitudini, tutte le piccole scelte quotidiane prosciugano la forza di volontà che il nostro cervello ha a disposizione e ci lasciano senza motivazione. Invece, se creiamo delle abitudini solide, rimuoviamo tutte queste piccole scelte e quindi il nostro cervello è libero di assaporare il successo e trarre da esso la motivazione a continuare. Vi consiglio quindi di utilizzare il meccanismo delle abitudini per creare sempre più motivazione e progredire verso i vostri obiettivi. Il punto numero 4 è un consiglio spassionato e consiste nel fatto di dimenticarsi dei propri obiettivi. Sembra un controsenso, ma per raggiungere i nostri obiettivi e per continuare a lavorare sodo, dobbiamo dimenticarci di essi, o almeno dobbiamo smettere di pensare costantemente ai nostri obiettivi. La ragione di ciò sta nel fatto che paragonare la nostra situazione attuale con quella che desideriamo raggiungere può avere l'effetto di motivarci perché siamo molto distanti dal nostro obiettivo. Se per esempio il primo giorno di università ci focalizziamo solamente sul fatto che vogliamo laurearci, magari abbiamo 5 anni di studi davanti, questo percorso di studi può sembrare ancora più lungo di quello che è. Se continuiamo a paragonare la nostra situazione attuale di studente matricola al primo giorno di università con la situazione della laurea. Oppure se al primo allenamento di corsa ci focalizziamo solamente sul fatto che ci piacerebbe finire una maratona. Chiaramente tutto l'allenamento e anche i 42 km di maratona sembreranno ancora più lunghi di quello che in realtà sono. Paragonare noi stessi nel momento attuale alle persone che saremo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi, in realtà, almeno secondo la mia personale esperienza, non è motivante perché mette in luce quanta strada c'è ancora da fare e magari non mette abbastanza in luce quanta strada abbiamo fatto, non valorizza a sufficienza i successi che abbiamo già conseguito. Avere dei sogni da realizzare nella nostra vita è importante per ciascuno di noi, ma ancora più importante è creare un piano sul quale ci possiamo basare per raggiungere questi obiettivi. Ed è in base a quel piano che ci dobbiamo regolare, non in base all'obiettivo finale che vogliamo raggiungere. Il piano deve essere, insieme al successo, l'unica fonte della nostra motivazione. Il punto numero 5 riguarda il piano d'azione. I nostri obiettivi, i nostri sogni rimarranno sempre tali se non pianifichiamo, se non poniamo in essere un piano d'azione per poterli raggiungere. Ci occorre cioè un programma da seguire in modo da fare progressi. Si tratta innanzitutto di capire di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi, per raggiungere il successo, qualunque sia la nostra definizione di successo. Molto probabilmente per molti tipi di obiettivi sarà necessario ripetere molte volte una determinata azione, ad esempio studiare oppure esercitarsi in una lingua oppure allenarsi, in modo da progredire nel corso del tempo. Una volta individuata l'attività a cui ci dobbiamo dedicare, occorre fissare il tempo nel quale ci dedicheremo ad essa e quindi effettivamente mettere in pratica quello che ci siamo prefissati di fare. Bisogna cioè pianificare le proprie giornate in maniera dettagliata, includendo tutte le azioni necessarie per il raggiungimento del nostro obiettivo, appunto in base al nostro piano, e bisogna focalizzarsi esclusivamente sulle attività di ciascuna giornata. Bisogna vivere nel presente, gioire dei successi del presente, senza paragonarsi costantemente con quello che vorremmo diventare in futuro. Ogni volta che ci dedicheremo all'attività pianificata, questo sarà un successo del quale potremo gioire e che creerà motivazione per il futuro. Nell'ambito del nostro piano dobbiamo quindi inserire anche le nostre abitudini, le nostre routine, le routine che vogliamo creare, in modo da avere un sistema automatico per il raggiungimento dei nostri obiettivi. L'operazione di pianificazione, il fatto di creare un piano d'azione
per raggiungere i propri obiettivi è un passaggio importantissimo per il raggiungimento degli stessi. E proprio per questo giovedì prossimo uscirà un video interamente dedicato a questo passaggio, perché questo video è più dedicato alla motivazione in generale, ma mi piacerebbe condividere con voi il mio metodo di pianificazione per raggiungere i miei obiettivi. Quindi se questo punto 5 vi sembra un po' vago, non preoccupatevi, perché la prossima settimana la vostra vena più pratica sarà soddisfatta. Il sesto spunto di riflessione concerne il fatto di condividere i propri obiettivi con altre persone. Ci sono molti studi che sostengono che se ci si vuole sentire veramente motivati a progredire verso i propri obiettivi, occorre condividere questi obiettivi con altre persone, quindi dire a tutti che vogliamo correre una maratona, oppure imparare una nuova lingua, oppure avere una certa media degli esami all'università. In questo modo si verrebbe a creare una sorta di motivazione esterna che ci spinge a continuare con il nostro percorso perché abbiamo paura di fare brutta figura con gli altri. Io non sono d'accordo con questo approccio. Secondo me questo approccio non è corretto, perché la motivazione che si viene a creare quando si condividono i propri obiettivi con gli altri è una motivazione legata al nostro ego, al fatto di non apparire come perdenti nei confronti delle altre persone. Ma questo tipo di motivazione esterna non ha nulla a che vedere con la motivazione interna, cioè quella che ci fa apprezzare ogni singolo passaggio del nostro processo, ci fa gioire dei nostri successi e ci fa amare in fin dei conti quello che facciamo, e ce lo fa amare nel presente, nel momento in cui viviamo. Se il giudizio degli altri è l'unico motore delle nostre azioni, magari riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi, ma molto probabilmente non apprezzeremo ogni singolo momento del processo e ci sentiremo costantemente in ansia di deludere qualcuno. E soprattutto non saremo felici, perché, come abbiamo già detto in altri video, la felicità è solo quella nel momento presente. E se in ogni momento della nostra vita, nel bene o nel male, siamo succubi del giudizio degli altri, il giudizio degli altri è l'unico motore delle nostre azioni, l'infelicità potrebbe prendere piede nella nostra vita. Secondo me in molti casi è utile e positivo lavorare con altre persone. Per esempio, quando io studio e studiamo insieme in un live study with me, mi piace, mi sento motivata, c'è anche un elemento di socialità, per cui ci parliamo, ci confrontiamo, anche voi vi confrontate. In questo senso mi sento motivata perché mi sento parte di un gruppo. Ma se io dovessi semplicemente dirvi studierò da questa pagina a questa pagina e mi obbligassi a farlo per non fare brutta figura con voi, magari riuscirei ad arrivare alla fine del capitolo che mi ero prefissata, però non gioirei in ogni momento del mio studio, perché mi sentirei costantemente giudicata da quello che pensate voi e sarei presa dall'ansia di fallire. In generale non credo che condividere i propri obiettivi con gli altri sia sbagliato in assoluto, dipende anche molto dalla personalità di ciascuno di noi. Però vi consiglio di stare attenti a non basare la vostra motivazione esclusivamente sul giudizio degli altri, perché credo che quella non sia la strada per la felicità e per la vera motivazione, per la gioia del momento presente. E questo perché la motivazione nasce prima di tutto interiormente. Ricapitolando quindi quello che abbiamo detto fino adesso, la motivazione non è la scintilla che ci permette di metterci all'opera per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Non ha senso attendere di essere motivati per mettersi al lavoro, perché la motivazione non verrà mai a farci visita prima che ci mettiamo al lavoro, a meno che non la invitiamo con i dovuti modi. E ormai sappiamo che la motivazione nasce dal successo, è generata dalla soddisfazione e dalla gioia che proviamo nel corso del nostro progresso, mentre lavoriamo. Ogni piccolo successo genera altra motivazione che ci consente di continuare a lavorare, di generare ancora successo, di generare ancora motivazione. Quindi, se non siamo motivati, dobbiamo solo metterci al lavoro e la motivazione arriverà. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia spiegato come faccio io a essere sempre motivata. Mi metto semplicemente al lavoro e poi la motivazione arriva da sé. Giovedì prossimo uscirà il video sul metodo di pianificazione per raggiungere i propri obiettivi, che penso vi sarà molto utile. Seguitemi su Instagram, dove annuncio sempre i video e l'orario di uscita dei video, e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video, se siete d'accordo con me o se non siete d'accordo con me. Vi lascio il link al libro che ho menzionato, mettete
mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.